Signori, quest'oggi giochiamo a Dungeons of Interberg, un gioco che avevo nel paniere, l'ho lasciato lì, ma come al solito lo metto lì, lo provicchio un attimo, ho detto questo qua non vado avanti perché è necessaria una testimonianza. E sapete sempre, da sempre, che antepongo comunque la testimonianza di fronte al prodotto stesso, quindi se non posso testimoniare il gioco, io mi fermo un attimo e poi magari me lo continuo dopo. Allora, qua abbiamo un gioco che devo ancora, è tutto da scoprire, però diciamo dal punto di vista visivo già mi aggrada, poi dici troppo cartunoso eccetera eccetera, però questo è proprio uno stile assolutamente particolare che non so, mi suscita qualche cosa. Allora, siamo in un villaggio alpino, è l'unica cosa che sappiamo, ok? E il nostro protagonista, questo ragazzo qua, è arrivato con delle sue belle arbozze, col suo bel armamentario, no? E poi ci esploreremo ovviamente il luogo o i luoghi, adesso questa è la cittadina, quindi ovviamente è ancora tutto da scoprire. Allora, la guest house, dove lui è ospitato, qua dentro. Allora, c'è un bello torino di legno. Ok. Veniva qua da bambino, a quanto pare. È arrivata Luisa Dorfer. Stanza 102. Ma questa sarebbe una reception. Allora, la brochure del luogo non c'è. Ah, non c'è internet. Vabbè, ci sono altre cose da fare, altre cose belline. Non guarderò le mie email. Stiamo preparando la tua stanza. Fra mezz'ora probabilmente sei pronto. Ma noi molliamo subito l'armamentario, ovviamente, e poi ci facciamo un'esplorazione. I was hoping for something more advanced. Ok. Allora, sword fighting class. Ah, addirittura. Quindi ci sono i dungeon. Roba interessante, quindi vediamo come si trasforma la situa, se poi si butta nel fantasy, se c'è qualcosa. Allora, il punto turismo, ok, allora, si colloca qua, noi siamo da questa parte qui e andiamo verso di qua, ok. Grazie signorina, è stato un piacere e ovviamente ci facciamo un bel viaggetto qua. Si può correre. Andiamo anche a fare delle attività. Ah, ci sono dei trasferimenti così rapidi. Ok. Allora, le personcine che vengono dettagliate. Quindi il LOD, che è comunque un punto. Però è bello anche la transizione da dettaglio a non dettaglio. Questo sì. Non c'è la pop-upata brutta. Andiamo verso questa parte della cittadina, dove ci sono delle ottime spellbound smithy, quindi anche sembra una cittadina a tema magico, ovviamente, ma ambientato nelle Alpi. Allora, andiamo di qua. Gelateria, ottimo. Vediamo i gelatini. Mognon Mon Yodl Doplen Melancholy. Melancholy, insomma, sono varie robe. Allora, punto turismo. Coiline, Luisa. Lui è Klaus. Allora, Horbacher. Allora, lui è a quanto pare un grande alpinista. Noi siamo frementi di vedere il circondariato. Però ovviamente lui ci dice, guarda che bisogna andare un attimo cauti, che qua capisco che tu sia bella presa, è impaziente di fare robe, ma dobbiamo andarci cauti, ok? First dungeon, Empress Sissi Promenade. Oh là, ah guarda, c'è proprio dungeon in quanto tale. Allora, siamo pronti, ok, let's go, wow. Allora, vediamo come si sviluppa sta roba, perché adesso abbiamo qua. Ok, questo è il nostro master. Noi abbiamo la nostra spada. Ci sono proprio dei goblin viziosi.
Kobolds will attack you as soon as you get close. Quindi una roba assolutamente classica. Sono pericolosi, mi fanno del male fisico. O sono un'emulazione, degli ologrammi. Ok, bisogna capire anche che tipo di interazione. Allora, combat di base col mouse, ovviamente possiamo fare una roba molto leggiata. Combattimento in tempo reale, quindi zappate. Combattimento ovviamente, almeno per adesso molto classico, però come al solito non dobbiamo mettere le mani avanti su un prodotto a partire dalle prime battute, perché non si sa mai i tipi di contenuti che poi vengono inseriti. Allora, Slimy Goods. Proto Monster Blobs Like This. Allora, quindi va a rifillare la mia energia magica, energia fisica. Ah, va, sì, spacchiamo queste cose qua. Bello comunque, bel setting. Ottimo. Andiamo a fare il culo un'altra po' di gente. Allora, ovviamente questi sono dei tutorial molto, molto basici. Qua c'è il dodge, ovviamente ci va a consumare un po' la stamina. Io cerco di, ovviamente, di fare questa roba qua, una bella rotolata per evitare. E passiamo quindi alle spells. Vediamo un pochino se riusciamo a fare qualche cosa. Nel percorso naturalmente troveremo delle chest che non possono... That's convenient. Esatto. In un posto assolutamente random e impercettibile ci troviamo questo. All'interno 500 Hinterbucks. Hinterbucks sarà la moneta locale. Non si usano gli euro, però per acquistare le pozioni e altri equipaggiamenti bisogna utilizzare la moneta, la moneta lì. Ovviamente siamo nei tempi moderni, quindi l'euro c'è. Allora qua, First Dungeon Portal. Ok. Ah, ok, qua quindi si entra nel dunque della faccenda. Allora, non ho domande, voglio subito andare al dunque a vedere robe. Intanto do due botte a questi bubboni qua, anche se sono al massimo. Entro all'interno del dungeon. Allora, quindi emana una potenza d'oltretomba. C'è qualche cosa di misterioso. Ok, un vero e proprio portale, quindi. Voilà. Ah, con forza e con decisione tocca. Quindi entriamo in qualche realtà alternativa. Direi assolutamente di sì. Particolarmente zeldiana anche. Un ottimo stile. Con queste terre, queste piattaforme fluttuanti. Ok. Posso ritornare indietro in qualsiasi momento, eccetera, eccetera. Ah, posso anche velocizzare. Ok, qui. Siamo così. Lui salta automaticamente, fa l'arrampicata, bravissimo. La corsa la vedo un po' debilitante. Luisa, eccolo lì. Lui come ci è arrivato? The dungeon è diverso dal normale. Ok, questo l'avevamo percepito. Ok, il mio maestro mi insegnerà delle robe. Però, diciamo che questo è anche... rappresenta il sogno, almeno il mio sogno da bambino, no? Entrare in un dungeon vero e proprio. Magari in questi villaggi estivi. O anche non estivi, però, per dire. Un'estate ragazzi, però con robe belle di questo tipo, dove ti butti all'interno dell'azione e lo fai, diciamo, letteralmente e fisicamente.
Ok, qua saliamo. Vedo sta macchina che fluttua. Sicuramente non ci possiamo arrivare per adesso. C'è una mappa? Ok, non c'è una mappa del luogo. Ok. Allora, ci sono i salti. Ok, climbing space. Ok, può fare un'arrampicata. Allora, però, se fa così, attenzione al salto, un salto poco promettente, però. Perché qua dovresti correre. Che la corsa ancora non l'ho capita. E purtroppo con lo spazio ci fa la rotolata. Dai, ragazzo, un bel salto corposo, premo un po' di tasti. Se il tutorial non era ovviamente dei più precisi. Ragazzo, allora, qua devi correre. E come fai ad appizzarti? Ah, lo fa in auto. Ah, non devo fare granché. Ah, non devo premere niente. Ok, semplicemente lui in prossimità del bordo si fa il saltino. Facciamo una bella arrampicata, molto easy. Entriamo nel villaggino. Là, bel terremotino. Ok, non è un buon segnale. Presumibilmente qualcosa di bello spizzo. Ok, ma chi è lei qui lì? Facciamo così, un po' di zaffate. Bravo. Ovviamente a livelli basici, come dico sempre, non rientriamo nel pregiudizio. Perché devo spaccare? Sì. Ok. Quindi non dobbiamo dare dei pregiudizi sui primi momenti di gioco, perché non si sa mai che cosa viene dopo. Ovvio che un sistema di combattimento così basico non è molto interessante. Ovvio, no? O sistemi in generale in cui semplicemente devi spammare dei tasti per attaccare. Sicuramente quel sistema non è interessante per nessuno. Ovvio che però questo gioco, io presumo, abbia anche dell'altro, perché comunque questo è il primo livello, primo livello tutorial. Allora, continuiamo a spappolare sti cosi che a quanto pare sembrano interferire. Faccio così. Ragazzo, veloce. No, non fare cacate. Vai su, ti prendi ste risorsine belline. Anzi, i soldini, in particolar modo. E poi ce n'è ancora un altro. Ok. E salto. Bravissimo. Così. E spacca tutto. Adesso scende la piattaforma. C'è sto coso che spero non mi attacchi, perché sennò sono fottuto. Ok, scendiamo di qua. Bello, bello. Direi sì. Che comunque l'ambientazione mi intriga. Perché c'è questa suggestione di ambientazione comunque reale. Una Alpi svizzere, da quelle parti lì. Ma poi ovviamente ci butta all'interno un po' di fantasy che non può mancare. Qua ci sono ste robe che innalzano. Oh la la! Tentacle! Archfiend of the Beginner Dungeon! Siamo al beginner. Allora, questi qua li dobbiamo spaccare, presumo. E mi fanno alquanto male se mi beccano, quindi cerchiamo di evitarli. E continuo a spalmarli a manetta.
Quindi non so se io debba fare un saltino di questo tipo. Però non mi pare opportuno un salto. Cioè non mi pare possibile. E anche perché li vedo comunque spawnare a dismisura i tentacoloni. Quindi probabilmente prima di fare qualsiasi cosa io devo correre, bravissimo, e andare a spaccare quell'affare lì. Veloce. E se no perdiamo un sacco di tempo giusto per i tentacolini. Allora, quello lì è andato. Ce n'è ancora un altro che è dall'altra parte. Nel mezzo ci sono tutte queste cose che si frappongono. Io telo dritto, ignoro tutto. Tranne quelli essenziali, naturalmente. Adesso lui scende, è costernato, gli do due zappate. Ovviamente avrà un secondo stadio, forse. Luisa, get moving right now. Allora, sta collassando tutto quanto. Quindi corro come un asinario di Bernezzo. Sta collassando tutto quanto. Veloce. Madonna, la musica incalza, effetti sonori anche molto interessanti. Allora, ci vuole lo stamp book. Ah, ok. Nel libro vado a tenere un ricordino di quello che ho vissuto. Ah, lo stamp book. Oh, giustamente. Tipo i maledetti goblin che vanno a inserire i bollini per poi darti delle promozioni truffa. Salvare il gioco manualmente. Ok? Benissimo, tac. Allora, Fräulein. Quindi, diciamo che lui si è stancato fisicamente, si è stancato realmente. C'è una simulazione, però l'ha vissuta col tutto il suo fisico. Che cosa è successo? Neanche si ricorda. Ok, c'è stato il terremoto, ma a quanto pare io ho qualche dubbio che queste simulazioni in qualche modo ad una certa vadano ad inficiare il mondo reale. Allora si ritrova nella sua stanzetta. C'è quest'ombra che sballonza un po' troppo, il riflesso della televisione. Allora, my expert have assessed the situation and everything is fine. Ok, quindi ci sono questi terremoti. Loro sanno bene dei dungeon, tutto il sistema, quindi è una cosa consolidata. Non può dormire. Perché è così rattristata? O intristita. Allora vai a farti una bevutina che poi stacca da bin. Ok, l'aria serale crepuscolare è l'arietta assolutamente deliziosa. Allora, primo giorno, non mi aspettavo tutta questa roba. Ti sei lasciato debilitare da un livello introduttivo. Dopo saranno cazzi, ovviamente. Non è che... Allora. È legale? Ah, giusto, perché a quanto pare... Questo villaggino c'è grande turismo per queste attività ricreative d'eccellenza e ci fanno anche dei bei soldoni, voglio dire. Però non si capisce appunto la natura di questi terremoti. Vi velocizzo un attimo questi discorsi.
Allora, passiamo al giorno 2. Giorno 2 si sveglia bella potente, rinvigorita. Ok, adesso che hai più il controllo di te stessa, puoi fare delle cose straordinarie, eventualmente, eh. Allora, hai pagato anche dei bei soldi per questa, anzi, i tuoi genitori avranno sborsato una roba niente male per tutto questo. Ah, quindi da qua dove voglio andare oggi? Ci sono un sacco di possibilità. Double Kogel, Hinterwald, Kolmstein, Brunel Zunft. Ok, ci sono varie difficoltà, appaiono, diciamo. Però Hinterwald, vediamo qua. Questa è la foresta, qua c'è il ghiacciaio. Ma andiamo nella foresta. Ah, non mi fa andare qua? Non mi fa selezionare questi? Fa selezionare per forza questo. Ah, devo andare per forza qua. Si vede che bisogna andare in un certo ordine. Allora, vediamo qua che cosa accade. Prendiamo la funivia. Ula. Sul Berg Station. Wow. Mineshaft Dungeon. Quindi qua ci sono delle persone. Allora, ho già completato 3 dei 7 dungeon che ci sono qua. Ah, quindi c'è la macro zona. Poi all'interno trovi Kiddy Land. Questo è proprio il giochino per bambini. Ok, ma noi non ci interessano. Vogliamo andare a fare le robe serie. Giustamente, non vogliamo dei cartonati. Vogliamo delle vere simulazioni. Allora, qua posso mettere quick slot. Mettiamo questo qua. Se io faccio così, small HP potion. Benissimo. Skill shrine, abandoned mine shaft e lake. Ok, ci sono delle cose. Qua, ovviamente, qua zona di allenamento trasformata in un'area per bimbi. Allora, qua le indicazioni mi dicono di andare verso di là per il dungeon successivo. Ma noi vogliamo andare prima di tutto a fare un giretto, no? A vedere le mucchine. Le mucchine! Non posso sdraiarmi accanto alla mucchina? Niente? Volevo andare a fare qualcosina insieme alle mucchine. E intanto mi prendo queste risorsine, questi soldini, perché non si sa mai. Ok, che li nascondono dappertutto, queste robe. A quanto pare al lago non si può ancora andare. Vediamo il mappone. Il lago sarà da questa. Ah, sarà di qua. Però a quanto pare, finché non sblocco la situa, finché non vado verso il nuovo dungeon e lo completo, non mi sblocca nuove zone. Allora, Skill Shrine, che sarà un tempietto dove ci butti dentro punti abilità. Quindi, allora, qua nel percorso ovviamente ti mettono le combat border, giusto così per rimanere all'interno della zona. Vieni qua, ragazza. Allora, sto andando allo Skill Shrine. Veramente no, però ha catturato il mio interesse già da prima. Qua c'è la mappa. Ah, c'è un fast travel anche, si può fare. Ok. La mappa una certa diventerà bella spissa. Qua c'è un cumulo di roccia che a quanto pare blocca. Aspetta, abandoned mine shaft. Non posso ancora andare. Significa che devo necessariamente andare al tempio e magari il tempio mi dà qualche abilità per. Eccomi qua. Allora, vediamo cosa ci dice questo su sto portalino bello spisso. Bluat Shink. Ok, bless you. Ah, era uno starnuto quella roba lì. Ok, stiamo
tizio bitorzoluto Ubandol. Che cavolo stia dicendo? Allora, possiamo trovare delle magie? Cosa sta facendo qua? Ah, Protting? In che senso? È uno scienziato dei poveri, ovviamente. Però la cosa che mi interessa, che cosa dovrei fare per ottenere... Ok, si innalza di immenso, cerca di catturare l'energia magica. Ulala. E quindi cosa mi è capitato? Shift main skill. Ah, Wrecking Ball. Ok, quella range. Metal Ball con control. Devo provare, eh? Devo provare. Ok, giustamente serve per aprirmi il nuovo dungeon. Ok, se io faccio così. Ah! Va a spawnare questa. Va a spawnare sta pallonzola metallica. Allora, con shift. Ok, vado a spawnare la pallonzola. E la pallonza però la devo spingere. Perché? Ok, perché solo spawnarla la pallonzola non fa nulla. Devo buttarla qua così e poi devo trovare in qualche modo fare... Sta cosa, allora sta cosa è da capire, perché se vado sopra sicuramente rimane sopra, però dopo una spintina così non serve a nulla. Detonare, ah, c'è la detonazione, aspetta, se faccio così, tac, e poi detonazione. Ah, ok, sì, c'era la UI lì sopra che mi diceva. Comunque qua pallonzola di nuovo che si deve caricare. Siamo qua. Detonazione, bravissimo. Ottimo, dammi dei soldini, dammi delle robine. E ci dirigiamo verso il prossimo dungeon. Ovviamente con tutta una serie di uomini bitorzoluti che cercheranno di arraffare le mie carni, a quanto pare. Però le mucchine sono carine, eh. Andiamo alle mucchine. Ah, posso nutrire le mucchine. Mi pare abbastanza buona come cosa. Allora, qua per cortesia un bel saltino, ma corpulento, eh. Sì. Allora, Mountain Lodge. Che... Ah, ci sono le mucchine che fanno proprio da collider. E dicono, ma ci mette un get narrativo lì. Va bene. Fast travel, come so, ma devo sbloccarli fast travel o basta che mi avvicino la prima volta? Ok, allora da qui saliamo, saliamo, saliamo. Sta signorina. Ah, ok. Ah, posso tirare utilizzando la catonzola. Con la catonzola posso fare delle cose straordinarie. Ok. Allora, quindi vado qui, tac, tiro e poi la ritraggo. Ottimo. E qua ci sono gli schifosi. Combat Magic. Allora, se faccio così, ecco, una pallonzola che esplode e gli ha fatto un po' di malino. Questo qua c'ha un bastone di 12 metri, quindi eventualmente lo pigliamo a schiaffi. Venite ragazzi, venite. Prendiamo tutte le risorse possibili e immaginabili. Wow. Come siamo all'interno. Ma queste pallonzole che sono lì, posso tirarle? Ah, posso colpirle così e prendermi... Ok. Continuiamo a salire. Vieni ragazza. Salta. Così.
E lì c'è il nuovo dungeon. Poi abbiamo uno scalmanato del web. Vabbè, che c'è stato il terremoto ieri, ha spaccato un po' di robe. Quelle rocce prima non c'erano, adesso siamo... Scusa, ma tu non sei partecipe del gioco? Ok, quindi non hai anche tu preso la skill che ho io? Direi di no. Però a quanto pare questa cosa... Vediamo se riesco a fare la pallonzola. Però mi sa che non riesco a farla da qua, eh. Non riesco a... spostarla. Eh no, ci sarà qualche altro modo. Magari questa sarà una shortcut più avanti. Presumo di sì. Però qua a quanto pare... Ah, posso tirare? Aspetta, che tiro questo. Se tiro... Ah, devo mettere la bombazza qua. Aspetta, eh. Mettila lì all'interno. Tiri sta roba. Tiri. Tiri. Esplosione. Voilà. Ok. Quindi da qui... C'è sta griglia, c'è queste cose che posso spaccare. No, roba di legno, ma non si spacca. E qua finalmente entriamo all'interno del dungeon. Mi recupero un po' di roba, perché se non ho perso nulla. Mi metto equipaggiamenti, robe così. Sblocco, non si sa mai, il fast travel. E mi butto all'interno del dungeon. Quel portalino. Ok, attack rating, defense rating. Quindi ovviamente ci dà una comparazione. Beh, non è che ci buttiamo in un dungeon stra mega complesso senza avere abbastanza experience. Ok, da questa zappata tituba un attimo eventualmente. Boh, adesso siamo all'interno del maniere, niente di più classico come dungeon. Ok, però il gioco è veramente molto interessante, stilisticamente mi piace molto. Gameplay, sì, come ripeto, ovvio che siamo in una fase introduttiva, quindi le possibilità probabilmente, io desumo sta roba qua, siano ridotte per un motivo. Ok, questi qua li spappoliamo bene. Ancora? Ragazzi, ne volete ancora? Ottimo. La questione è, riesco a salvare in mezzo al dungeon? Save game. Ah, non si può salvare nel dungeon. Allora. Ok, poi ci sono delle cose da fare. Ci sono prontamente quelle cose da... Allora, se io faccio così e giro. Ah, ok. E poi posso spingere il carretto. E voilà. Tac. Tac. E l'altro invece? Deve fare tutto il giro. Deve fare tutto il giro. Aspetta, ecco, lo tiro così. Ah, mi ha tirato giù una cassa. No, no, non ci vuole, ci vuole. È necessario la mia presenza, ok. Faccio così. Apriamo ste robe. Serve a qualcosa? Se faccio questo e spingo ancora? No. Perché non c'è altra roba da spingere qua, né? Però come supero questa parte qua? Qua poi c'è un'interruzione di queste rotaie, quindi non credo che sia possibile neanche distruggere sta montagna. No, aspetta. Qua. No, queste rocce non si distruggono. Qua sotto si può andare? No, si può distruggere. Non si può distruggere tutto, ovviamente. Però qua mi viene il dubbio adesso, eh.
Qua non posso tirarlo, ovviamente, quindi hanno raggiunto il limite. Questi due pulsanti sembrano non fare nulla. Forse ci vuole, bisogna attendere solo un attimino. Ma comunque il gioco è interessante. Il gioco, secondo me, potrebbe essere un keep. Prontamente me lo completo. Cioè, cerco di completarlo. Difficile anche perché ci sono un sacco di giochi, quindi... Comunque, molto molto interessante. Ci vediamo per un altro gioco. Saluti.